Breve video sulle fantasie iniettate dal sistema. Da Brera Enough, il nostro sistema solare viaggia intorno al centro della nostra galassia alla velocità di 220 km al secondo. Passione astronomica. Si stima che la velocità, attenzione, hanno scritto si stima, che il Sole viaggi a circa, sì, hanno scritto anche circa, 220 km al secondo. Focus. Il sistema solare si muove alla velocità di 320 km al secondo. Ma chi ha ragione? Mettetevi d'accordo, o 320 km al secondo o 220 km al secondo. È come quando ho fatto le ricerche su Eratostene per cercare inutilmente a quanto corrisponde uno stadio. Hanno pubblicato tutti dati assolutamente diversi. Trovate il divertente video sotto la pagina Indice alfabetico dal sito www.tinelli.eu sotto la voce Eratostene, misura di uno stadio e la rifrazione della luce, se volete analizzare quello che i professori presumono. Ma andiamo a vedere i sommi sacerdoti della pseudoscienza. Space.com. Il Sole e il Sistema Solare sembrano... Accidenti, anche qui hanno scritto sembrano, non si muovono. Il Sole e il Sistema Solare sembrano muoversi a 200 km al secondo o ad una velocità media di 448.000 miglia per ora, 720.000 km per ora. Quindi questo è il Sole che viaggia attraverso lo spazio ad oltre 720.000 km orari. E qui ci siamo noi che giriamo attorno al Sole e viaggiamo nella stessa direzione del Sole alla stessa identica velocità, mentre qui c'è la nostra galassia, la Via Lattea. Andiamo a vedere la Via Lattea. Wikipedia scrive: gli astronomi credono, accidenti, hanno scritto credono, non che si muove, credono che la Via Lattea si muova a circa 600 km al secondo. Anche qui hanno scritto circa, rispetto al riferimento date dalle galassie circostanti. Se ciò fosse corretto, come? Se ciò fosse corretto? È un'ipotesi, bimbi cari, è solo una supposizione quando scrivono se ciò fosse corretto. La Terra compierebbe uno spostamento nello spazio di 51,84 milioni di chilometri al giorno. Quanto fa allora? 600 km al secondo per 60 secondi al minuto per 60 minuti all'ora fa 2 milioni e 160.000 km orari. Siamo sicuri? Questo sito americano ci dà 2,1 milioni per ora. Poi ho trovato Tony Curcio che scrive su Quora che la velocità della Via Lattea è di 3 milioni 600.000 km. Vabbè. Comunque sia, la Via Lattea, oltre ad espandersi, si muove. E se facciamo la sua velocità o movimento di 2 milioni 160.000 km orari meno la velocità di rotazione del sistema solare di 720.000 km orari, abbiamo una differenza di 1.440.000 km orari di differenza. Significa che in un'ora le stelle che si trovano ad una distanza diversa di 1.440.000 km, significa che solo dopo un giorno troviamo 34.560.000 km di differenza. Vuol dire che dopo un giorno le stelle si sono spostate lontano di altri 34 milioni e mezzo, mentre altre si saranno avvicinate rispetto a questa rotazione. Per farvi un piccolo paragone sulle distanze, ricordate che la sola Italia è lunga 1200 km e che la circonferenza della Terra, secondo la narrativa ufficiale, è di soli, si fa per dire, 40.075 km. Riuscite ad immaginare di che distanze stiamo parlando? No? Trasformate tutto in euro ed avrete forse un'idea. 40.000 euro. Sapete quanto sono? 34 milioni e mezzo. Avete un'idea di che differenze stiamo parlando? E tutto questo non è altro che un'ipotesi, non dimenticatelo. E dopo un anno quanto fa? 126 miliardi 144 milioni di differenza. E le stelle rimangono sempre là, immobili, con la stessa luminosità, non si muovono mai, restano sempre allo stesso posto, anche dopo i 70 anni della mia vita?
È tutto senza senso, sono solo cazzate.